che io devo andare a mangiare. Tanto ti sconfiggo subito. Despin, usa rotolamento. Aia. Ma... ah, ti ho bruciato. C'è una medina. Despin, ma... è una medina. Ho vinto. Ciao, Megara, ho vinto la battaglia. Yeah! Hai ucciso il mio Despin. Hai vinto, maestra. Che brava che ci ho notata. Welcome. Grazie. Grazie. Ma... io sto perdendo... ho tanta fame. Ciao Mendel, sei bravissimo. E c'è molto ciao Mendel. Hai detto che ho vinto? Tanto non riuscirà mai a battere il grande Pokémon della montagna. E chi è? È un Pokémon gigantesco. È Snorlax. Gli dice gigantoso. No, è giganteschiccioso. È bellissimo. E dove lo trovo? Sulla grande montagna, nella zona più remota. Sì. Dell'isola? Ma questa è una pianura. Ma è dentro una montagna. Ah. Sì, invece. Ce la faremo io e mio papà Bea. Aia. Perché lui è il più bravo del mondo, vero maestra? Vediamo cosa dice la maestra. Welcome. Ecco, grazie. Ok. Adesso dammi le coordinate. Se ce la farai ad uccidere quel Pokémon, a sconfiggerlo, avrai un premio che si trova dietro di lui, dietro il suo culetto. Cioè. E che premio è? Tante cose belle. Aia! Cose che tuo padre non può neanche immaginare. Il mio papà Bear è il più forte del mondo. Lui è bravissimo, ha confitto nessuno. Però sarà bravo, sì. Lo vedremo. Guarda però... che se mi menti io lo dico alla maestra, Lo... dove sei andata a finire, scusa? Io sono qui con la maestra. Come faccio a tornare a casa adesso? E come faccio a sentirti io fin da qua, scusa? E ti sto chiamando al telefono. Ah, pronto? Pronto? Papà, sono 9 Gicocche. Pronto? Gicocca rossa, pronto? Pronto chi parla? Pronto? Dov'è? Sto tornando a casa, ma non mi ricordo dove era casa. Cioè, io ti sto venendo incontro e te stai tornando a casa. Non provare ad andare in giro che ti perdi, lo so già. Torna indietro. Non mi perdo mai. Aspetta, sto trovando delle cose fighe. Ecco, non mi perdo mai, se penso. Io sono qui. Vieni qui. Dove... 3 ore per trovarti. Oh, lei, suonata la campanella? Sì. Oh, lei, finalmente. Sono riposata. Ma è la sempre assatanata, sempre più che riposata. Esci da questo corpo! Esci da questo corpo! Esci! Esci da questo corpo! Aspetta, dai, devi andare a casa che la mamma ha preparato da mangiare, ha preparato pranzo, cena, antipasto e tutti i ricordi. Ma c'è i tortellini? Di cosa? I tortellini. I tortellini domani. E oggi è sabato, domani si fa i tortellini. Ma quindi sabato trippa? Sì. La tua. Mi dite della cassa? No! Io ce lo vado a dire a papà. No, molto piacere, sono il papà. Ciao, molto piacere, sono il papà. Dove molto piacere. Dobbiamo molto andare? Piacere. Dove dobbiamo andare? A caccia. Vieni, madonna, vieni qua. Vieni lì la caccia, io sono da tutta altra parte. Ecco, pare. Ciao, professoressa, ci vediamo domani. Ciao, professoressa, continua a truffare assicurazione. Cioè, volevo dire, andiamo a casa. Non ci dicono questo. No, non ho detto niente. Mi mette un brutto voto. Sai papà che ho rincominciato la scuola io? No, va là, ci ho portato io stamattina. Come facevano a sapere? Papà, sono caduto in un buco. Si era persa di nuovo. Papà, sono qui sopra. Come cacchio hai fatto a finirla? Vieni qui. Non mi chiedi com'è andata il secondo giorno di scuola? No, a me non me ne frega niente come vai a scuola. Ma va che me ne freghitta. Dai, com'è andata a scuola? Com'è andata a scuola? Guarda che cosa, hermano. Cacca di pollo. Ma piantala. Donna. Com'è andata a scuola allora? Dai, aspetta, racconta. Aspetta che ce l'ho già. Ma chi se ne frega? Aspetta. Com'è andata a scuola? Va bene. Mi ha già interrogato una professoressa. Ti ha dato 2, lo sappiamo tutti. Non è vero. Mi ha dato 8. 8 schiaffi. Come i miei anni. Sì, di testa, sì. Io vado in camera. Ah no, dovevo mangiare. Allora, andiamo, è tutto ma pronto. Ma com'è che si chiamava? Giorgiangela! Giorgiangela, andiamo! Ciao, mamma mia, come stai?
Ma già è già sparecchiato. Ma io ha detto fare che ha già sparecchiato. Te l'ho detto, devo tornare a casa prima. Te l'ho detto. Io devo fare la pappa. Ma hai perso tempo. Cucizzi tutto finché non mi dai la pappa. Tieni. Ho del pece. Tieni, pappa. Chi? Contentati. Bevendo due cose che mi sento povero. Papà. Cos'è successo? Oggi ho battuto un mio compagno di classe. A lotta. L'ho combattuto. È greco-romana. L'ho combattuto con onore. E ho vinto ovviamente perché sono brava io. Ti faccio vedere anche un Pokémon che ho catturato, Ozzy. Guarda. Ozzy, dov'è? In alto. No, non c'ho, dov'è? Dove l'hai evocato? NP5. Eccolo qua. Carino. No. No. Basta. Ma c'è un Pokémon evocato. No, ma che cazzo? Madonna! Basta! Quel meno è aggressivo. Papà. Questo compagno di classe che non ha potuto. Non ha saputo perdere con onore. Ma che tipo è? Che tipo è? Racconta. È brutto. Quello. È tipo un gatto. Un gatto. Tutto peloso. Eh? E puzza. Quello. Ma scusami un attimo, ma me l'hanno fatte fare i pidocchi a scuola? Sì. Ah, sì? Anche lui? Non lo so. Lui. Tagli lontano, non mi piace quel ragazzo lì. Facci tanto lontano. Poi. C'è gli occhi rosa. Ha fatto un intervento. No, non mi piace, non lo frequentare quello lì, non mi piace per niente. Comunque stavi dicendo? Fatto sta. Che mi ha detto che c'è una montagna montagnosa ardente. Ardente? Perché ardente? È perché c'è un fuoco sopra. C'è un fuoco sopra ardente. Sì. C'è un fuoco ardente, ardentoso. Un falò. C'è un Pokémon che potrebbe piacerti. Ah sì? E perché? Perché grazie come te. Ma che noiosa. Che noiosa. Si chiama? Oddio, com'è che lo sapevo, devo mandare al riformatorio. Lo sapevo. Com'è che si ascolta, chiama? Ascolta, lo scopriamo. Lo scopriamo quando arriviamo lassù. Quello dai. Che è brutto. Ciccioni. E mangi bambini, ha detto. È magra lei. Ha detto che mangi bambini. Che cacchio di Pokémon è? Non l'ho mai sentita sta cosa. Ha detto che se lo catturi diventi un bravo allenatore. Ah sì? Allora incamminiamoci. Moglie! Però non so dov'è. Moglie, la cena di stasera prepara la voglio abbondante, che sarà un viaggio lungo, ok? Mamma, ti vuole abbondante, papà. Mi raccomando, prepara la cena per tutti e poi spiegami perché dormiamo in due letti separati. Comunque, andiamo, che... Che squallore però, Dove dobbiamo andare? Aspetta, verso nord. Andiamo all'avventura. Ma tu come fai a sapello? C'è una le coordinate. Lo sento. Sento che lui sta di là. Allora, Giuminum. Cosa fa? Andiamo. E dove andiamo? Coordinate, aspetta. Ok, credo che dovremmo esserci qua. Dove sei alla fine te di nuovo? Sparisci sempre. Io sono qui sopra. Come cacchio hai fatto a arrivare fin lassù te? Io sono picciolina, mi arrampico prima. Non sei picciolina, sei un piccione, madonna. Metti ti rompo questi, non puoi salire. E io scavo. Guarda, ho fatto il giro. Zitto. Guarda papà, guarda. La lava. La lava. Ava come lava. Aia. Ah! Poi mi spieghi perché non ti metto mai in punizione, eh? Poi me lo spieghi. Tanto pare. Tanto appare il Wonder Trade in chat. Perché no. La mamma non vuole che mi cattighi. Cos'è che faccio? Che mi cattighi. Che mi cattighi. Cacca di pollo! Non l'hai. Praticamente l'hai sputata. Aspetta! Sì. Intravedo qualcosa! Che non sia quello! Ma qui, papà? Girati! Sì? Di là! Da! Io non vedo. Aspetta, c'ho un problema! Uno Starly se l'è presa male. Ok, l'ho schivato. Facciamo? Penso che sia quello là. Ma io vedo una pecciona. Sarà un pirro, sarà un campagnolo che camminava. Vedo due pecciona. Ma cos'è quella cosa di È lui. E lui? È Snorlax. Ha ragione, che è gigantogio. No, è Snorlax. Però questa montagna non è montagnosa, vulcanosa, focosa. Focosa? Questo sembri tu. È mio fratello.
Fratello maggiore. Vabbè. Scappa. Oh, minchia, degli orecchioni. Vai a lato, guarda che orecchioni che c'ha. Che schifo. C'ha le orecchie sulla guancia, c'ha. Dai. Dobbiamo, allora, quindi devo affrontare quel coso lì. Sì. Che bello, c'è bello. Perché lui ha detto che c'è un papà molle. Aspetta. Infatti vedo, dietro vedo una cassa. Vedo una cassa dietro. Ho paura da cucci, mamma. Ma va, lo smolecolo quel coso lì. C'è una caccia. No, appena detto. Ha ragione questo mio amico. Che, vedi, almeno non racconta palle. Dai, adesso lo affronto. Dai, combattilo, papà. Com'è capato di... Guarda, è sulla cassa. Aspetta, metto davanti il mio Fronky che lo affronterà, sconfiggerà. No, si chiama Froky. Froky. Fortuna che te almeno hai preso detto delle spere poche, perché io me le ero leggermente scordate a casa. Vabbè. Pronti. Allora, combattimento. Scabash, madonna. Ti smolecolo. Mi si è buggata la visuale. Perfetto. Aspetta, mi giro. Ok, così mi piace. Vai, Fronky. Froschi. Bolla raggio. La madonna. Ma tolto mille di vita. Con calma. Vabbè, è un gigante. Me l'ha battuto, Pikachu, scelgo te. Vai a te. Madonna. Pikachu era mio. Vabbè, anzi, facciamo. Lo catturo. Ultra Ball. Vai. Non vedo l'Ultra Ball che è scossa. No. Madonna. Ce l'ha. E vabbè. Ma me l'ho one shottato. Me l'ho one shotta questo qui. Vabbè, che potenza c'ha. Me lo batto. Non possiamo fare una figuraccia. È un po' più forte del previsto. Va, scossa la spera. Vai, dai. Dai. Madonna. L'ho paralizzato. Vai. Ultra Ball. Vai. Adesso ci vengo anch'io a combattere. Dai. Madonna. Ma che cos'è? Adesso lo riuscirei a prendere. È un bestio. Vai. Non so mica che mi bastano le Ultra Ball. Devo fare. Non lo catturo. Dai, papà, faccia. Dai. Guarda, niente. Oh, ce l'ho fatta. Adesso mio padre è più bravo del mondo. Vai, aspetta, vediamolo in tutto il suo splendore. Va. Snorlax, che bello. Papà, è puttellimo. Madonna, sembrava più alto quando l'avevamo visto prima, Vabbè, dobbiamo guardare la cassa. Dobbiamo guardare la cassa. Venga. Allora, sei pronta? No. Come no? Vabbè, vediamo un po'. Oh, cibo. Vabbè, corpo scontro. Buona, prendiamo tutto. Che cos'è corpo scontro? È una mossa. Puoi imparare Snorlax se già non la conosce. E c'è una lettera. Ho paura ad aprirla. Cesso fessici. Fesso cici. Tu non sai parlare. Non lo so, credo che sia il tuo amico questo coso qua, non lo so. Ma ha detto che c'è il fesso. Ok. Ha detto c'è il fesso. Il cattaccio. Okay. Dov'è che abita il tuo amico? Dov'è che sta il tuo amico? È a scuola adesso? Ha detto è a scuola adesso? Che devo tirargli un orecchio? Lui abita vicino al centro Pokémon. Forse magari è lì. Andiamo. Cosa vuoi fare a mio amico? Niente, devo scambiare i due chiacchiere velocemente con questo piccone. Guarda papà, guarda che picciolino. Questo non è un Pokémon, è una zecca. È una pulce sto È un coso. Pidocchio. Vabbè, non ci distraiamo dal motivo principale. Vieni qui. Vabbè. Tu. Adesso lo chiamo io quello lì. Lo chiamo io. Rispondi, gattaccio. Pronto? Dove sei? E adesso ho delle novità. Ha dato un pugno alla telecamera.
battuto quel Pokémon butto butto. Vuoi le prove? Troviamoci al... papà, suggerimenti? Dov'è che ti dobbiamo trovare? Centro Pokémon, centro Pokémon. A centro Pokémon! Dove c'è la maestra? Lei mi tratterrà da picchiarti! Va bene. Sto adesso, arrivando. Gattaccio! Ti aspetto lì! Sì, sto arrivando, sono già qui. E allora non stai arrivando se sei già lì? E sono qua vicino. Vabbè, basta che poi... E poi questo è il telefono di papà, per raccontare picciotti. Ciao! Ciao. Faccio e chiudo. Andiamo. Ma sei un bambino o sei satanato? Tanto per sapere. Cioè, sei indemoniata mentre fai le telefonate. Aspetta, shiftati. No, questo non è shiftarsi, forse. Ase, questo non è shiftarsi, che dici? No. Aspetta, aspetta. Seduto. Basta. Dov'è? Dall'attacco! Vieni qui! Dove sei? Hai finito? Vieni qui! Piglialo! Fermo! Cos'è successo? Madonna! Fermo! Aspetta! Voglio rivedere il prossimo, papà! Guarda! E te che pensavi che non ce la facevo, bimbo insolente? Ho catturato il primo colpo! Un po' di tocce! Il primo colpo! E cos'è quella lettera? Niente, era uno scherzo. Mi scusi, bambinello, io ti do un consiglio. Io se fossi in te inizierei a scappare. Ah, papà! Piatelo, piatelo! Mi ha anche chiesto di sposarlo! Piatelo! Piatelo, piatelo! Bene, ragazzi, avete visto questa mini scenetta che... praticamente ho catturato uno Snorlax, basta, finita la scenetta, molto bella, molto divertente. E ringraziamo con piacere di aver partecipato a questo bellissimo video. Paca Feffi qui, questo coso brutto qui. Questi due bambini assatanati. Precisarei anche. Madonna. E ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, ragazzi, lasciate il pollice su per questo video. Non vi ricordo di lasciarlo se non vi è piaciuto il video. Commentate qualcuno dietro dovunque. Pensavate che la mini Zenka e la sedia della Pixel, la mini Pixelmon, se ne fosse andata a quel paese. Ma invece no, torniamo e torneremo. Io questa qui non lo so. Che poi è vero, aveva mandato un po' che flauto a lui, ma non l'abbiamo mica usato. Ma cos'è quel coso lì? È Snorlax. No, quel coso qui giallo. È un player, un giocatore. Pirla. Ricordate di passare sul nostro Telegram, nel nostro gruppo. Passate su Telegram, lo trovate, che si parla sempre di qualcosa, anche se non scrivo mai una sega. Ricordate che a breve apriremo il nostro server. Forse addirittura quando è uscito sto video è già aperto, se nel caso è già aperto nel gruppo Telegram l'avrete visto, se siete andati nel gruppo Telegram, se non siete andati siete persone orribili. Seguite le nostre pagine di Instagram. Esatto, che sempre pubblichiamo qualcosa. C'è un fioraio? Sempre pubblichiamo qualche cosa. E niente, continuo a dirvi: se vi piace la serie mettete il pollice su. E per il momento possiamo dire che è finita! Aiuto. Allora, se non affogassi sarebbe... No, ma non Snorlax galleggia, cos'è, una boa? Questa era carina, questa me la segno negli annali della storia. Abbia, andatela voi due. C'è un pollo che mi sta guardando. Potente. Darò un premio. Che premio? Faccio ciucciaccio? Un premio molto bello. Che chiamato Crash. Porco Dio. Premi, ti faccio.